Difficile parlare in questo momento, chiaramente, però mi sembra giusto dire qualcosa sul professor avvocato Bruni, a cui è intitolato questo memorial. Io l'ho conosciuto poco e ci siamo solo scambiate qualche parola. La cosa che più mi ha colpito in quel momento fotografico in cui ho avuto la fortuna di conoscerlo è che aveva il coraggio di fare, tanto coraggio, però era un coraggio lucido, un coraggio senza temerarietà. C'era sì la voglia di fare tanto, di migliorare, ma non in modo totalmente irrazionale. Era comunque un qualcosa di perimetrato all'interno dell'etica. Quindi questa commistione tra coraggio, spinta forte, a migliorare il sistema, a credere anche nei sogni, ma allo stesso tempo, senza dover forzare lo stesso sistema all'interno del quale, è vissuto e viviamo tutti, e, come dire, mi ha dato un'idea. Ecco, prima si parlava degli esempi. Probabilmente lui in questo bene ha concretizzato un esempio di perfetto equilibrio tra coraggio senza temerarietà in una perimetrazione di etica, non una violenza al cambiare, ma di una violenza diretta al cambiamento, ma un coraggio etico a cambiare. E chiudo perché l'amico Battaglia mi spinge. In fondo i sogni sono importanti e quando la paura diventa coraggio, i sogni diventano realtà. Grazie e grazie a Domenico. Grazie a tutti, grazie di essere qui intervenuti al Memorial Domenico Bruni.